Allora, abbiamo detto che dentro Rn, lo spazio dei vettori numerici reali a n componenti, è definita un'operazione che si chiama di combinazione lineare, per cui dati n vettori, m è un numero che non ha niente a che fare con n, m è il numero delle componenti di ciascuno di questi m vettori, dati m vettori e altrettanti numeri reali, posso considerare il vettore loro combinazione lineare. E anzi, questa operazione è tipica di quella struttura che praticamente si chiama di spazio vettoriale, si può effettuare una combinazione lineare entro qualunque spazio vettoriale, naturalmente con le operazioni specifiche di quello spazio vettoriale. Bene, è chiaro pure che se anziché dare m vettori e altrettanti coefficienti, altrettanti scalari, io do soltanto m vettori, mi mancano metà degli ingredienti che sono necessari per costruire una combinazione lineare. Che vuol dire che se ho soltanto i vettori, posso costruire io, scegliendo a piacere mio i coefficienti, infinite combinazioni lineari. Può succedere, sì o no, che io riesca, dati i vettori, a trovare dei coefficienti tali che la combinazione lineare che viene fuori sia uguale al vettore nullo. Per dirne una, se io prendo il vettore v 1, 2 e 3 e il vettore W 2, 4 e 6, penso un istante e scopro che se faccio 2W meno W e viene, vediamo un po', componente per componente, 2W sarebbe 2, 4, 6 meno W meno 2, 4, 6 e viene la perla 0, 0, 0. Bene, questa possibilità si scopre che è singolarmente importante. Definizione. I vettori V1, Vm sono linearmente dipendenti se esiste una loro combinazione lineare non banale, adesso diciamo cosa vuol dire, uguale al vettore netto. In questo caso qua, diciamo, V e V doppio sarebbero, sono da dichiararsi linearmente dipendenti. Perché? Perché ho trovato una loro combinazione lineare che è uguale al vettore nullo. Che vuol dire che la combinazione lineare non deve essere banale? Vuol dire semplicemente questo. Se io do m vettori e considero la combinazione lineare 0 per V1 più 0 per V2 più puntini puntini 0 per Vm, chiaro che avendo moltiplicato ciascuno di questi m vettori per il numero 0, ottengo m volte il vettore nullo e la somma di m volte il vettore nullo fa il vettore nullo. Allora, il fatto di poter ottenere il vettore nullo è triviale se mi permettono di considerare questa combinazione lineare qua. Questa combinazione lineare la chiamo banale. Banale è la combinazione lineare con tutti i coefficienti uguali a 0. Significativo invece è il fatto di poterci riuscire a ottenere il vettore nullo con una combinazione lineare non banale, ossia una combinazione lineare che non è fatta con tutti i coefficienti uguali a 0. Basta che un solo coefficiente della combinazione lineare sia diverso da 0, più diverso da 0, perché la combinazione lineare si possa qualificare di non banale. Qua è un caso di vettore linearmente dipendente, perché ecco qua una combinazione lineare che dà il vettore nullo e che non è banale. Perché sia così importante questa nozione lo vedremo appresso, ma adesso vediamo di lavorarci intorno. Intanto una cosa banale, una cosa molto semplice, diciamo. I vettori V1, Vm, ho dimenticato di mettere le spigliarette qua sotto, si chiamano linearmente indipendenti quando non sono linearmente dipendenti, ossia non esiste nessuna combinazione lineare, a parte quella banale, che è uguale al vettore 1. Osservate che questa nozione ovviamente ha senso in tutti gli spazi vettoriali, perché fa riferimento soltanto al fatto di poter fare delle combinazioni lineari uguali, sì o no, al vettore nullo. Però noi saremo particolarmente interessati alla possibilità di scoprire se un certo numero di vettori numerici sono sì o no linearmente indipendenti o dipendenti. Comunque, intanto vediamo qualche conseguenza di questa definizione. La prima è questa.
un vettore è linearmente dipendente se e soltanto se è il vettore libero. Allora, questa è un'affermazione un po' ridicola, così com'è, però dobbiamo fare i conti con la necessità di essere formalmente completi. Io ho detto, parto con un numero qualunque di vettori dentro uno spazio vettoriale, per esempio Rn. Ci riferiamo a questo, ma potremmo riferirci a un qualunque spazio vettoriale. Allora, parto con un qualunque numero di vettori dentro uno spazio vettoriale e pongo questa definizione. Ma se dico che parto con un qualunque numero di vettori, devo essere pronto alla presenza di uno spirito particolarmente brillante che mi dice, beh, che succede se prendo come numero qualunque un solo vettore? Allora mi rassegno e vedo che significato assume questa definizione quando tento di applicarla a un solo vettore. A un solo vettore che succede? Quando è che un vettore è linearmente dipendente? Un vettore, non può dire niente, perché dipendente, la dipendenza, linearmente dipendenti potremmo anche dire, per essere precisi, tra loro, Linearmente indipendenti tra loro. Che vuol dire che sono dipendenti tra loro, n vettori, che c'è qualcosa che li collega, no? Beh, un vettore dipendente tra loro già non si può dire in italiano, bisognerebbe dire è linearmente dipendente tra sé o in sé. Comunque, non ha significato sostanziale. E formalmente cosa bisognerebbe andare a controllare? Se esiste sì o no una sua combinazione lineare non banale, e a questo punto siamo qua, che è un vettore solo, è una sua combinazione lineare, come si fa? Si piglia un coefficiente, si moltiplica per il vettore e si è bello e finito. E questo è uguale sì o no al vettore nullo? Bene, escluso che la combinazione sia banale, vuol dire escluso che alfa 1 sia uguale a 0, perché altrimenti sarebbe banale, questa uguaglianza è soddisfatta se soltanto se V1 è vettore nullo. E quindi abbiamo questo risultato un po' scemo, ma mettiamo la per completezza. Un vettore è linearmente dipendente se e soltanto se è il vettore nullo. Poco interessante. Diventa molto più interessante se passiamo ai casi in cui si può davvero parlare di dipendenza, cioè il caso di m uguale a 2, due vettori, v e v2. Allora, vediamo un po', che vuol dire che sono linearmente, anziché usare adesso v1, vm, quando sono due conviene usare v2, per chiaro, no? Che vuol dire che sono linearmente dipendenti? E che posso scrivere alfa v più beta v doppio uguale al vettore 1, combinazione lineare, coefficienti alfa e beta, più comodo che alfa 1 e alfa 2, uguale al vettore 1, e la combinazione lineare non è banale, che vuol dire che la coppia alfa beta non è uguale alla coppia 0 0. 1 almeno, mi contento che 1 almeno sia diverso da 0. Vabbè, guardate, ma se allora non sono tutti e due 0, 1 almeno è diverso da 0. Per esempio alfa è diverso da 0. Ma se alfa è diverso da 0, da questa relazione posso ricavare v uguale meno beta diviso alfa se alfa è diverso da 0. Quindi, secondo quello che si diceva prima, v è multiplo di v doppio. Abbiamo detto prima che un vettore è multiplo di un altro, ma un vettore v è un vettore del tipo kv, è un multiplo di v. Beh, v è uguale a un certo numero per v doppio, quindi è multiplo di v doppio. Però viceversa, supponiamo di sapere che V è un multiplo di V doppio. V è uguale a KV doppio. Ma se V è uguale a KV doppio, scrivo V meno KV doppio uguale al vettore 1. Ecco una combinazione lineare tra V e V doppio che è uguale al vettore nullo e che è non banale di sicuro perché il coefficiente della V è 1. Qui c'è meno K, potrebbe pure essere 0. Il coefficiente di V è 1, quindi questa combinazione lineare è non banale. Allora abbiamo scoperto che due vettori sono linearmente dipendenti tra di loro se e soltanto se uno almeno è multiplo dell'altro, ossia, come potremmo anche dire, sono proporzionali. Due vettori sono linearmente dipendenti tra loro se e soltanto se. Allora, si può scrivere in tante maniere. Una potrebbe essere, esiste K tale che V è uguale a KV doppio. Uno è multiplo dell'altro. Oppure viceversa, V doppio uguale a HV. Nel nostro caso numerico fa particolarmente comodo dire così. Sono
proporzionale. Perché? Perché nel caso numerico, allora V è uguale a V1, V2, non so fino a dove, dipende da quante componenti sono, dipende da quante n lassù. V doppio è uguale a V doppio 1, V doppio 2, eccetera, eccetera. Se dico che, per esempio, V è multiplo di V doppio, esiste K tale che V è uguale a K V doppio, stiamo dicendo che esiste K tale che V1 è uguale a K V doppio 1, V2 è uguale a K V doppio 2, e così via, e allora i vettori sarebbero del tipo V doppio 1, V doppio 2, eccetera, eccetera, e poi K V doppio 1, K V doppio 2, eccetera. Sono delle n proporzionali per il fattore K. D'accordo? Quindi questo è un fatto che è semplicissimo verificare dall'altro occhio, no? Cioè, due vettori numerici con lo stesso numero di componenti, li scrivo uno sotto l'altro e vedo occhio se sono sì o no n proporzionali. Cioè se posso passare dall'una all'altra moltiplicando tutti gli elementi di un n per un fattore. Eppure è chiaro che se due vettori, se due n sono proporzionali, c'è un legame profondo tra di esse, no? Quindi il fatto che io li dichiari linearmente dipendenti tra di loro, qualcosa di sostanziale lo dice, perché di fatto sono collegati. Poi, terza proprietà. Se n vettori, m, diciamo m perché n per noi è una lettera occupata, se m vettori sono linearmente dipendenti tra loro, uno almeno è combinazione lineare degli altri. Questo cosa vuol dire? Vediamo. Questa dal punto di vista formale assomiglia alla dimostrazione che abbiamo appena fatto. Supponiamo di avere m vettori linearmente dipendenti tra loro. Che vuol dire? Vuol dire che so trovare m coefficienti alfa 1, alfa 2, alfa m tali che alfa 1, v1 più alfa 2, v2 più puntini, puntini più alfa m, vm è uguale al vettore nullo. E gli alfa non sono tutti nulli perché la combinazione lineare non è banale. Bene, allora supponiamo per esempio che sia alfa 1 diverso da 0. Se alfa 1 è diverso da 0, da questa relazione posso scrivere che V1 è uguale a meno alfa 2 su alfa 1 V2 meno puntini puntini meno alfa M su alfa 1 Vm. E ho fatto vedere che dall'ipotesi che i vettori siano linearmente dipendenti tra loro, segue la tesi che uno almeno, uno, è combinazione lineare degli altri. Attenzione, uno almeno perché posso fare questo discorso in quanto che ho supposto alfa 1 diverso da 0, quindi ho potuto metterlo qua sotto. Non posso dire che tutti questi coefficienti sono diversi da 0 e ne seguirebbe allora che ognuno di questi vettori lo posso scrivere come combinazione lineare degli altri. Ho la garanzia che uno almeno è diverso da 0, quindi questo lavoro lo posso fare per almeno un vettore. Un vettore almeno è combinazione di lineare. Viceversa, 4. Se un vettore è combinazione lineare di A di M, di A di M, di M più 1 assieme, sono linearmente dipendenti tra loro. Questo è il viceversa di questo risultato appena dimostrato. Qui che stiamo dicendo? Supponiamo di avere un vettore V che si può scrivere come combinazione lineare di altri m vettori, così. Bene, da questa relazione se porto V a primo membro scopro posso scrivere alfa 1 v1 più puntini puntini più alfa m vm meno v
uguale al vettore 1. Ecco qua, finito. Qui ho una combinazione lineare tra V1, V2, Vm e V, una combinazione lineare tra m più 1 vettori, che dà il vettore nullo, e di sicuro non è banale, perché come si hanno fatti alfa 1, alfa m, ho diritto di non saperlo. Ma qui vedo che il coefficiente che moltiplica V è meno 1, meno 1 è diverso da 0, e quindi ecco esibita una combinazione lineare non banale che dà il vettore nullo. Tanto basta per dire che gli m più 1 vettori sono linearmente. L'ultima di questa serie, e forse la più curiosa, dice 5. Se tra m vettori ce ne sono k, non di m, linearmente dipendenti tra loro, tutti gli m sono linearmente dipendenti tra loro. Questa è curiosa. Intanto dimostriamola che si fa in fretta, poi vediamo di ragionarci sopra e di vedere perché è curiosa. Allora, io ho m vettori in R, n è un qualunque. Vedete che il fatto che i vettori siano n nuclei numeriche qui non conta niente, stiamo facendo dei discorsi che basano semplicemente sulla definizione di dipendenza lineare, questa qui è strana. Bene, supponiamo di avere m vettori e di osservare che, per esempio, i primi k sono linearmente dipendenti tra loro. Questo vuol dire che posso trovare k numeri reali, non tutti zero, con i quali costruisco una combinazione lineare che mi dà i vettori. Bene, a questo punto faccio così. Qui ci aggiungo più 0 per vk più 1, più 0 per vk più 2, più vkin, più 0 per vm. Questo che ho aggiunto è 0, è il vettore nullo, quindi rimane vero che questo è uguale al vettore nullo. Però ho esibito adesso una combinazione lineare di tutti gli m vettori, che è uguale al vettore nullo, che non è banale, non è banale perché questa prima combinazione era non banale. Qui in mezzo, tra questi alfa 1, alfa 2, alfa k, c'era almeno un coefficiente diverso dallo 0. Questo è ancora in vita e quindi ho qui davanti a me una combinazione lineare non banale che dà il vettore 1. Questo basta per dichiarare che tutti gli m vettori sono linearmente dipendenti tra loro. Allora, dicevo, questa proprietà è abbastanza curiosa perché permette di, per esempio, di fare osservazioni di questo genere. Se io ho 100 vettori, tra questi 100 vettori ci sta il vettore nullo, ho diritto di dire i 100 vettori sono linearmente dipendenti tra loro. Perché? Ma perché applico questo teorema e questo. Tra i 100 vettori ce ne ho uno, k uguale a 1, che è linearmente dipendente. Perché? Perché c'è il vettore nullo è linearmente dipendente. E allora sono tutti e 100 linearmente dipendenti tra loro. Oppure, tra 100 vettori, io guardo un attimo, sono vettori numerici, e scopro che ce ne stanno due proporzionali, si vede a occhio. Bene, ma allora, due vettori proporzionali sono dipendenti tra loro. Allora sono nel caso in cui tra 100 vettori ne ho due linearmente dipendenti tra loro, e questo basta per concludere che tutti e 100 sono realmente dipendenti tra loro. Se, come dicevo qualche minuto fa, per ragioni che verranno chiare in seguito, è importante essere in grado di decidere se i vettori sono tra loro dipendenti o indipendenti linearmente, qui abbiamo un piccolo prontuario di strumenti che in alcuni casi ci permettono di decidere. Però è chiaro che sono risultati interamente parziali. Dovremmo a questo punto affrontare il problema in maniera sistematica e dire, ma se io do m vettori e chiedo, sono dipendenti o indipendenti linearmente? Qual è la procedura per stabilirlo? Posso tentare di vedere se ricorre uno di questi casi particolari, no? Se
se c'è tra quegli n vettori un vettore nullo o se vedi due vettori proporzionali. Queste altre cose, le proprietà 3, 4 e 5 sono più difficilmente applicabili a vista. Sistematicamente cosa dovrei fare? Dovrei dire, so trovare alfa 1, alfa 2, alfa m tali che capito questo? Attenzione! Ho detto so trovare alfa 1, alfa 2, alfa m, scrivo questa relazione con, alfa, con v1, vn vettori assegnati. Alfa 1, alfa m numeri reali sconosciuti. Quindi questa qua è un'equazione in m incognite reali. Perché vado cercando dei valori per alfa 1, alfa m che per adesso non conosco e che devono essere numeri reali, quindi sono numeri reali incogniti. Questa è un'equazione. È un'equazione di che tipo? Sì, è certamente algebrica, perché vedo un polinomio, insomma, formalmente davanti a me. Però è un'equazione di cui i due membri sono vettori, quindi è un'equazione vettoriale. L'equazione vettoriale che è certamente soddisfatta se io metto al posto delle incognite lo zero, tutti e tanti zeri. Ma io ne cerco una soluzione non banale, cioè ne cerco una autosoluzione. Si chiama autosoluzione, una soluzione diversa da quella fatta dai punti zeri. In presenza di questi vettori, il problema di decidere se sono dipendenti o indipendenti linearmente si traduce formalmente nello scrivere questa equazione vettoriale, andare a vedere se questa possiede autosoluzioni, cioè se possiede qualche soluzione diversa dalla soluzione banale 0, 0, 0, 0, che so che c'è, ma che non importa niente se non serve. Guardate che se esiste una autosoluzione ne esistono infiniti, perché è chiaro che, fate il caso facile, se alfa v più beta v doppio è uguale al vettore nullo, beh anche 2 alfa v più 2 beta v doppio è uguale al vettore nullo, e anche 3 alfa v più 3 beta v doppio è uguale al vettore, e così via, così via. Quindi il problema è di vedere se ne esiste almeno una, perché poi se ce n'è una ce ne stanno in più. Bene, ma come si affronta? Questo vale per tutti gli spazi vettoriali, abbiamo detto che sono n numeri di numeri, questo vale per tutti gli spazi vettoriali. Come si affronta in particolare nel caso degli spazi di vettori numerici questo problema? E vediamo un esempio facile. Vediamo il vettore U, 1, 2, 0, il vettore V, 1, 2, 3, e il vettore V doppio, meno 1, meno 2, 5, e chiediamoci, questi vettori sono dipendenti linearmente o non sono dipendenti linearmente? Tra loro. Il fatto che abbia preso tre vettori e tre componenti è più o meno casuale, Si possono prendere tanti vettori con pochi componenti, pochi vettori con tanti componenti, e questo caso particolare, sì, un po' speciale, ma alcune delle cose che dirò vanno bene lo stesso, poi faremo il caso più generale possibile. Tanti vettori, questi sono i componenti. Quindi tre vettori con tre componenti. N uguale a 3, M uguale a 3, per la nostra condizione. Bene, cosa dovrei risolvere? Dovrei risolvere l'equazione vettoriale. Anziché usare alfa 1, alfa 2, alfa 3, usiamo un simbolo più comodo, usiamo i simboli standard che denotano le incognite. XU più YV più ZW doppio uguale a 0. Devo trovare una combinazione lineare di tre vettori, quindi devo trovare tre coefficienti, tre numeri reali, che io non conosco, le incognite del problema, battezziamo X, Y e Z, come sono sempre chiamate le incognite. Spero che nessuno confonda la z incognita in questa equazione con la z numero complesso di un paio di ore fa, e dobbiamo andare a vedere se posso risolvere questa equazione, posso trovare dei valori per x, y e z che rendano soddisfatta questa uguaglianza diversi dall'alterna 0, 0, 0 che banalmente la rende soddisfatta. Bene, come si fa un passo avanti? Vediamo un po'. Se questo è u, chi è il vettore xu? Il vettore xu è il vettore x, 2x, 0. E se questo è v, 1, 2, 3, chi è yv? Yv è il prodotto tra il vettore v che mi hanno assegnato e un numero reale incognito, variabile, che ho indicato col simbolo y. E questo allora è il vettore y, 2y, 3y. E chi è zw? W è questo,
Z è un numero reale, ZW è prodotto di un vettore per un numero reale, lo distribuisco sulle tre componenti e mi diventa meno Z, virgola, meno 2Z, virgola, 5Z. Allora, la combinazione lineare di U, V e W con coefficienti incogniti X, Y e Z si scrive così. E questo voglio che sia uguale al vettore numero, 0, 0, 0. E quando è che i due vettori sono uguali? I due vettori numerici sono uguali. Sono uguali quando sono uguali le componenti. La prima componente di questo vettore qua, e chi è la prima componente? È la somma delle prime componenti. Quindi è x più y meno z. Deve essere uguale alla prima componente del vettore di qua, uguale a z. La seconda componente, chi è? 2x più 2y meno 2z deve essere uguale a 0. La terza componente, chi è? 0 3y più 5z deve essere uguale a 0. Ecco, se io riesco a risolvere questo sistema e trovare almeno una soluzione diversa dalla terza 0 0 0, ho trovato il coefficiente della combinazione lineare non banale che mi dà il vettore nullo e quindi dichiaro che quei tre vettori sono linearmente dipendenti tra di loro. Se non ci riesco, dico no, questi tre vettori tra di loro sono linearmente indipendenti. Abbiamo fatto quello che si dice, la traduzione in termini scalari di questa equazione vettoriale. Questa è un'equazione vettoriale perché è un'uguaglianza tra vettori di tre incognite reali. Questa equazione diventa un sistema di equazioni. Quante equazioni? Tre equazioni, perché tre sono le componenti di qua, cioè un vettore con un altro vettore, sono due vettori con tre componenti e allora questa equazione riassume, questa equazione vettoriale riassume in sé tre equazioni scalari. Se fosse un vettore a cinque componenti ne avrei cinque. Quante incognite? Le incognite sono uguali al numero dei vettori dei quali sto studiando, che sono dipendenti o indipendenti linearmente. Ho preso per caso tre vettori e quindi sono tre incognite. Quindi ho quello che si chiama un sistema è un insieme di equazioni da risolvere contemporaneamente, di tre equazioni in tre incognite, e sono tre equazioni lineari, lineari vuol dire di primo grado, equazioni algebriche di primo grado. Le incognite figurano a primo grado. Sono interessato a sapere se questo sistema ammette autosoluzioni, sì o no. Se sono in grado di rispondere a questa domanda, ho lo strumento che mi permette di decidere se i vettori sono dipendenti o indipendenti. Quindi, per esempio, per questa strada siamo indotti a chiederci come si affronta lo studio dei sistemi lineari, che è il prossimo oggetto di interesse per noi. Ci siamo occupati nella prima ora di lezione, a parte della definizione dei sistemi numerici e delle loro proprietà algebriche, della teoria delle equazioni algebriche in un'incognita. Siamo arrivati al teorema fondamentale dell'algebra. Adesso passiamo alla teoria dei sistemi lineari. Un sistema lineare è un insieme di equazioni di primo grado. Insieme di equazioni che vanno risolte contemporaneamente. E come programma di lavoro ci poniamo quello di cercare un teorema che ci dica quando un sistema lineare è risolubile, quante soluzioni possiede e come si fa per trovarle. Faccio osservare che una soluzione di questo sistema, diciamo ancora differentemente, anziché il sistema potrei considerare per esempio la prima equazione, no? X più Y meno Z uguale a 0. Questa è un'equazione algebrica di primo grado, tre incognite e coefficienti reali. Vabbè, sono coefficienti interi, però abbiamo in particolare interi, però possiamo dire che sono reali. Allora, una soluzione di questa equazione è una terna di valori, sono tre numeri, perché io devo esibire un valore per la x, un valore per la y e un valore per la z. Quindi una soluzione di questa equazione è un vettore a tre componenti. Risolvere il sistema vuol dire cercare, se si trovano, se esistono, soluzioni contemporanee delle tre equazioni che lo formano. E comunque una soluzione di questo sistema, in quanto un sistema di tre incognite, a sua volta consiste in una terna di numeri, ossia in un vettore a tre componenti. Ricordo pure che il primo passettino nella direzione che ci siamo proposti, cioè di risolvere, trovare un teorema che ci fornisca
la risolubilità di un qualunque sistema di equazioni lineari. Prima la settimana l'abbiamo fatto quando abbiamo considerato l'equazione ax uguale a b. Con a e b a suo tempo erano numeri razionali, adesso diventano numeri reali. Questo è, se si vuole, il più semplice sistema lineare reale che si può considerare. A e b numeri reali, quello è un sistema, si chiama tra virgolette, che è una sola equazione, una sola incognita. E questo qua ne sappiamo vita, morte e miracoli, perché sappiamo che se a è diverso da 0 possiede una soluzione una sola. Se a è uguale a 0, ricordo che dipende dal fatto che b sia anche lui 0 oppure diverso da 0. Però è chiaro, questo è il primo passo attivo per entrare. Noi vogliamo, da qualche lezione, arrivare a un risultato che ci dice: se io prendo un sistema di 18 equazioni in 40 incognite, 18 equazioni lineari in 40 incognite, oppure 37 equazioni lineari in 16 incognite, oppure 50 equazioni lineari in 50 incognite, voglio essere in grado di dire se questo sistema è risolubile sì o no, quante soluzioni possiede quando è risolubile e come si fa a trovarlo. La strada sarà lunga e dobbiamo procurarci cammin facendo parecchi strumenti di lavoro. Però facciamo un primo passettino. Il primo passettino facciamolo intanto scegliendo di dedicarci prima a un caso particolare. Il caso particolare è questo. Voglio arrivare a qualunque sistema lineare, però intanto affronto il caso tipo questo. Questo è caso speciale. Questo ha due caratteristiche speciali. Una caratteristica speciale è che tutte le incognite sono zero. Ciò che gli vale il titolo di sistema omogeneo ne parleremo appresso. Ma a parte questo, l'altra caratteristica speciale è che è quadrato. Tra virgolette, cioè casualmente più o meno siamo scelti un problema nel quale abbiamo a che fare con tre equazioni in tre incognite, e quindi il sistema in questo caso speciale lo chiamiamo quadrato. Cominciamo dai sistemi quadrati. Questo è quadrato, un'equazione in un'incognita. Allora, se voglio fare un passettino in più, sempre nel campo dei sistemi quadrati, potrei scrivere il sistema ax più by uguale e cx più di y uguale f, con a, b, c, d e f numeri reali, a, b, e, c, d, f, tutti i numeri reali. I codici sono 2, x e y, due sono le equazioni, il sistema è lineare, equazione di primo grado, una soluzione, se la trovo, è una coppia di numeri, una coppia di valori, uno per x e uno per y. Perché ho scritto A, B, C, D e F in quest'ordine? C'è una ragione che tra poco sarà chiaro. Allora, lavoriamo 5 minuti in maniera elementare. Diciamo, in caso di questo genere, i conti sono ancora abbastanza semplici per cui uno possa dire, vabbè, che me ne faccio della teoria generale. Cerco di risolverlo direttamente il sistema. Come faccio? Vediamo un po'. Io suppongo, per esempio, che sia A diverso da 0. A potrebbe anche essere 0, allora supponiamo che sia B diverso da 0. E se è B, anche B uguale a 0, e vabbè, allora accidenti, però mi stavo imbrogliando, perché se sono sia 0 A, sia A che B, qui non ci sta nessuna incognita, non è più un vero sistema, è un caso particolarissimo, si può trattare a parte. Non ci stiamo a smocciare con queste stupidaggini, no? Supponiamo che siano due vere equazioni, le incognite, almeno un'incognita figura in ciascuna equazione. Supponiamo dunque che sia A diverso da 0. Beh, se A è diverso da 0, io dalla prima equazione posso subito scrivere che x è uguale a e meno by diviso a. Risolvo la prima equazione rispetto ad a, rispetto ad x, se a è diverso da 0. Questo valore che ho trovato per la x lo metto di sotto. E la seconda equazione mi diventa c per x, quindi c che moltiplica e meno b per y diviso a più dy uguale ad f. E cioè, se faccio un po' di conti, mi diventa c per e meno bcy uguale ad af meno a dy. Mando dy al secondo membro, poi moltiplico per a. E questa la posso scrivere ancora, portando verso questo di qua e questo dall'altra parte. A di y meno bcy uguale a f meno ce. E adesso, guarda, colgo y
e mi diventa AD meno BC Y uguale AF meno CE. Ecco, guardate un attimo questa confrontata con questa. Quella ha l'aspetto più antipatico, più scostante, però è strutturalmente la stessa cosa, cioè un numero lì su è A. E qui è più complicato, AD meno BC, vabbè, ma questo è un numero, fatti i conti, è un numero. Un numero che moltiplica l'incognita uguale a un altro numero, perché anche A, F, C, E sono quattro numeri e li combino in quel modo. Allora, questa qui insomma è un'equazione di primo grado in un'incognita. La posso risolvere? Beh, ce lo siamo detti prima. Se, qua si diceva, quando è che c'è una soluzione una sola, quando mai che lascia per zero. E qui allora diventerà, se AD meno BC è diverso da zero, e allora questa qui ammetto come l'unica soluzione y uguale a f meno ce diviso a d meno bc. E adesso, avendo trovato y, torno qui, lo metto qua dentro e trovo x. Allora questo sarebbe e diviso a meno b diviso a per y. Posto di y ci metto quello, af meno ce diviso ad meno bc, faccio un po' di conti, qua diventa, allora, al denominatore comune mettiamo a per ad meno bc, e diviso a diventa e che moltiplica ad meno bc, e poi ricopro meno b che moltiplica AF meno C. Faccio i conti. Qua sotto c'ho ancora A che moltiplica AB meno BC. Sopra c'ho EAB meno EBC meno BAF più BCE. Adesso più BCE se ne va via con meno EBC, questo A di sotto si porta via il fattore comune di sopra e ho trovato il valore di X. X uguale ED meno BF diviso AD meno BC. Questa informazione qua, se A è diverso da 0, questa equazione è risolubile e ammette come sola soluzione x uguale di diviso a. E qui abbiamo ottenuto un risultato formalmente molto simile. Allora, ripeto, a x uguale b, se A è diverso da 0, una soluzione è una sola, x uguale a b su a. Se A è uguale a 0, dipende da b. Vabbè, lasciamo perdere per adesso. Passo successivo, da 1 per 1 passiamo a 2 per 2. Se questa quantità AD meno BC è diversa da 0, il sistema mette una soluzione in una sola, che è questa coppia di numeri. Questo è il valore di X, questo è il valore di Y. Vedete, qui c'è una condizione sufficiente per l'esistenza di una sola soluzione. A diverso da 0, chi ha il coefficiente dell'incognita. Qui c'è una condizione sufficiente per l'esistenza di una sola soluzione del sistema. E questa condizione è AD meno BC diverso da 0. Assomiglia a questo? Altro che si assomiglia. Qui c'è il coefficiente dell'incognita diverso da 0. E qui ci sta un numero AD meno BC che è formato, vedete, soltanto dai coefficienti dell'incognita. Per decidere se questa equazione ammette una soluzione o una sola, non guardo B, guardo A. Certo, poi la soluzione, se esiste, dipende da B. Ma la prima cosa da fare è guardare A. Lo stesso qua. Voglio sapere se questo sistema ammette una soluzione una sola. Guardo i coefficienti dell'incognita, A, B, C, D, e costruisco questo curioso numero, che non dipende dai termini noti. Se questo numero è diverso da zero, la soluzione è una sola, eccola. Questo è il valore per la prima incognita, questo è il valore per la seconda. Naturalmente poi la soluzione dipende anche dai termini noti del sistema, E, F. Ma l'elemento, diciamo, discriminante di partenza è legato soltanto ai coefficienti delle incognite
perché danno questo valore diverso da zero che figura a denominatore comune di queste quantità. Questa tra l'altro è la ragione per la quale ho scelto questo ordinamento curioso, anziché scrivere A, B, C, D e F. Vengo a scrivere A, B, C, D, perché questi vengono da un certo punto di vista prima. E poi vengono i termini nodi, che sono ovviamente fondamentali, però hanno un grado di importanza differente. Bene, qual è il problema adesso? Il problema è questo, sì, abbiamo fatto un passo avanti, però un passo avanti da un certo punto di vista irrilevante, perché se io voglio una formula generale, per questa strada non ci arrivo. Sì, ho risolto il caso 1 per 1 e poi quello 2 per 2. Ma già se fosse un sistema 3 per 3, l'idea di mettersi a fare queste sostituzioni fa venire mal di pancia. Se poi fosse un sistema 12 per 12 è impensabile, no? Quindi non è che si possa pensare di ripetere questa strada in un caso più grande di questo. Né uno guarda le formule e dice, no, guarda, cioè c'è una logica che mi permette di ricordarmele facilmente e poi di estenderle nel caso che avessi a che fare con un sistema di 7 equazioni in 7 incognite. Sembra una cosa un po' cervellotica. Quindi se uno vuole tentare di fare qualche passo avanti deve guadagnare un punto di vista un pochettino più illuminante. E questo punto di vista è semplicemente questo. In relazione a questo sistema consideriamo i quattro numeri A, B, C, D e scriviamoli in questa maniera. Questa qua la chiamiamo matrice dei coefficienti delle incognite. E come vedete, poi ci torneremo sopra, un quadro di numeri costruito con questa logica. Nella prima riga abbiamo messo i coefficienti delle incognite della prima equazione, nella seconda riga i coefficienti della seconda equazione. Nella prima colonna i coefficienti della prima incognita e nella seconda i coefficienti della seconda incognita. Non so se bisogna dirlo, ma chiaro che prima riga, seconda riga, prima incognita, seconda incognita non fa riferimento a un ordine di importanza, a un ordinamento gerattico. Ed è tutto casuale. Quando voi scambiare le equazioni, il sistema non cambia niente. Però così pure la prima incognita non è che sia più importante della seconda. Però bisogna essere ordinati, diciamo. Mettiamo uno sotto l'altro, il coefficiente di un'incognita e poi dell'altra incognita. Bene, in relazione a questa matrice si chiama il suo determinante. Determinante della matrice A, B, C, D e si indica con questo simbolo A, B, C, D, lo stessi numeri, però inquadrati fra due sbarre verticali anziché fra due parentesi, il numero A, B, meno B, C. Ed è una definizione. Se io ho quattro numeri disposti per qualche ragione in un quadro, quattro numeri, chiamo loro determinante, e denoto quindi se voglio così, questo numero qua. Questo è un numero che nasce moltiplicando questo per questo e sottraendo questo per questo. Questo per questo, meno questo per questo. Questo è un numero, questo è un numero, questi sono quattro numeri e questo è attaccato a un numero. Se uso questa convenzione, io posso riassumere il risultato che ho costruito prima scrivendo questo. In presenza di un sistema 2x2, se e soltanto se risulta ABCD diverso da 0, se il determinante della matrice dei coefficienti è diverso da 0, allora il sistema ammette una soluzione e una sola, esiste una e una sola soluzione, esiste col punto esclamativo, vuol dire esiste ed è unica, una soluzione e una sola, e questa soluzione è fatta così, è una coppia di numeri fatti così, A, B, C, D. Coppia di numeri, X e Y, X di sotto B ci sta, A, D, meno B, C. A, D, meno B, C, ho detto la posso rappresentare così. E lo scrivo qua sotto. E sopra chi ci sta? E beh, se rifletto un attimo, scopro che posso scriverlo così. E, B, F, D. Perché? La regola dice che quando scrivo quattro numeri fra due sbarre verticali è una maniera curiosa per rappresentare il numero che si ottiene facendo questo per questo meno questo per questo. Bene, faccio E per D meno B per F. Eccolo qua. E per D meno B per F.
E per Y? E per Y farò A, E, C, F. Perché per la regola del determinante quanto vale questo? A per F meno E per C, questo per questo, A F meno C, eccolo qua. Ho scritto esattamente la stessa cosa, che è incorniciata qua, nel linguaggio della determinante. Attenzione, questo... Ho scritto esattamente la stessa cosa con questa nuova tipo di notazione. Qual è il vantaggio di questo tipo di notazione? Ce ne sono due. Uno, forse il più evidente, è questo. Adesso intravedo una strada per generalizzare la formula. Perché se il sistema, anziché essere 2 per 2, fosse 3 per 3, io qui costruirei una matrice 3x3, abbastanza facilmente. Allora potrei pure pensare di mettere, aggiungere qua una terza componente, qua sotto una matrice 3x3, sopra 3x3, o 4x4, o 5x5, e la strada per la generalizzazione è aperta. A patto naturalmente di spiegarci cosa vorrebbe dire un determinante di una matrice 3x3, o 4x4, o 5x5. Questa è un'osservazione. La seconda, forse ancora più importante, no, non è più importante, ma insomma anche abbastanza importante, è questa. Che se queste formule non sembrano avere una logica, uno se vuole impararsene se le impara, deve ricorrere alla memoria, qui una logica la vedo. Perché vedete, qua ci abbiamo, per il valore della prima incognita, della x, qui sotto il determinante, questo fondamentale dei coefficienti, che fa scattare la condizione per resistenza e velocità della soluzione. E sopra cosa ci sta? E sopra confrontate il numeratore col denominatore. La seconda colonna è uguale, la prima è diversa. A posto di AC ho scritto EF. E chi è EF? EF è la colonna del denominatore. E qui la seconda incognita, il denominatore è lo stesso, numeratore contro denominatore. La prima colonna è uguale, la seconda è diversa. E qui ci ho messo la colonna dei termini noti. E allora potrei descrivere questa cosa qui, che si chiama poi teorema di Cramer. D'accordo. Posso descrivere questo risultato del teorema di Cramer nel caso 2x2 dicendo che condizioni necessarie e sufficienti perché un sistema lineare 2x2, sistema lineare reale 2x2, ammetta una soluzione in una sola, è che il determinante della matrice dei coefficienti sia diverso da 0. Se questa condizione è soddisfatta, la soluzione è fatta così. Il valore della prima incognita è una frazione, in cui sotto ci sta il determinante della matrice dei coefficienti e sopra la matrice, il determinante della matrice che si ottiene da quella dei coefficienti sostituendo la prima colonna con la colonna dei termini noti. Prima incognita, prima colonna. Seconda incognita, frazione, sotto determinante della matrice dei coefficienti, sopra determinante della matrice che si ottiene da quella dei coefficienti, sostituendo la seconda colonna, seconda incognita, seconda colonna, con la colonna dei termini. E questo è il teorema di Cramer per i sistemi 2x2.